I vaccini sono preparati biologici che prevengono le malattie. Possono essere somministrati a chiunque, bambini, adulti e anziani. L'importante è che siano persone sane. Ma come funzionano? Il vaccino, una volta somministrato, ti difende dai rispettivi microrganismi patogeni e lo fa in due modi. O genera la malattia in forma lieve, stimolando direttamente la produzione di anticorpi, oppure crea una memoria immunitaria. Che cos'è una memoria immunitaria? È il fenomeno che consentirà al tuo corpo, una volta preso il vaccino, di ricordare il primo innocuo contatto con l'agente patogeno e di reagire in occasione di un'eventuale infezione più prontamente e con maggiore intensità, neutralizzando la malattia sul nascere. Ma per ottenere tutti i benefici di un vaccino, non è sufficiente che sia solo tu a prenderlo. È importante che insieme a te e ai tuoi familiari sia somministrato a più persone possibili, diminuendo così la probabilità di diffusione della malattia. Infatti, la diffusione capillare delle vaccinazioni consente di controllare le malattie bersaglio, riducendone l'incidenza fino a che non rappresenti più un problema sanitario, grazie all'assenza di casi clinici, o addirittura di eliminare completamente i microrganismi responsabili della malattia. Ma ci sono altri vantaggi. In Italia, la spesa pubblica per l'attuazione di politiche di vaccinazione e prevenzione è inferiore a quella della media UE e per i vaccini è pari a soli 5 euro all'anno pro capite. La vaccinazione non solo migliora la salute della popolazione che ne fa uso, ma anche fa risparmiare, riducendo la spesa sanitaria pubblica e privata. Secondo uno studio congiunto Università La Sapienza CEI-Tor Vergata, è stato calcolato che in Italia, vaccinando tutti i cittadini fra i 50 e i 64 anni contro l'influenza, con un investimento massimo di 76 milioni di euro, ci sarebbe un risparmio per il sistema sanitario nazionale pari a 746 milioni di euro, con un rapporto costo-beneficio di quasi 1 a 10. Più vaccini, infatti, vogliono dire meno ricoveri, minore spese per le cure mediche e le eventuali complicazioni, e ovviamente meno epidemie, ma anche meno assenze dalla scuola e dal lavoro e, se vuoi, più tempo dedicato a star bene. Vuoi una morale? Come diceva nonna Assunta, prevenire è meglio che curare, e in questo caso i vaccini ci aiutano.